Prova, prova, prova. Noi siamo qui, voi siete lì. Rieccoci qua, con gli avanzi. Esatto, È lo stesso giorno. sempre 27. Oggi Cerchiamo di fare più facciamo video possibili. un video, cuciniamo e uncinettiamo insieme, perché mentre lui cucina io faccio un po' di Uncinetta. uncinetto. Allora, cosa facciamo oggi? Noi abbiamo di avanzo il couscous con i fagioli di ieri, che è qua. Adesso vi faccio vedere proprio lì. I fagioli avanzati, i fagioli borlotti avanzati che non vogliamo congelare, ma li vogliamo fare perché domani che ho fisioterapia magari mangiamo fuori. E ci è avanzata la zucca, meglio, l'abbiamo fatta avanzare la zucca di oggi. Quindi faremo due cose. Con fagioli e couscous ci facciamo le polpette. Non ho il formaggio, sì, non ho il pane grattugiato, quindi uso i fiocchi d'avena. Quei piccolini, e poi ci aggiungerò concentrato, un po' di salsa di soia e un po' di farina per legare. Le faccio riposare e poi le facciamo fritte. Per le frittelle mi serve solo farina, un goccettino di lievito, meglio fresco, io purtroppo non ce l'ho, quindi uso un pochettino di quello secco, e poi erbe aromatiche, che tu hai preso solo salvia, Salvia, giusto? Ok. qua c'è un po' di Pezzettino di salvia. rosmarino che ci ho Beh, ma avanzato prima, ce lo tagliamo. nelle frittelle la salvia è strabuona, però in effetti la salvia fritta è tanto buona. Sì. Non Io l'abbiamo potuta fare quest'anno perché la nostra salvia ha deciso di suicidarsi. intanto che chiacchieriamo, io mi schiaccio un pochettino i fagioli. No, non è vero che la menta l'ha attaccata, cioè praticamente la menta ha iniziato a espandersi in tutta l'aiuola e da sotto ha attaccato la salvia e l'ha attaccata proprio Ma da se io faccio una sotto. cosa più alla me. Un po' di barrea, non ce l'abbiamo. No, non ce l'ho la balalea. Io non so quanti guardano, com'è che si chiama? Lettera, ma non mi ricordo il Non lo so nome. perché l'ho visto solo di ieri. C'è uno su YouTube che prende in giro, su YouTube, scusate, su Instagram, che prende in giro le persone che cucinano. Soprattutto poi ci è rimasta in mente una che fa tutto con la vallée, però Ma lei non usa dice vallea. quintali, quintali di margarina, quella della Valle, no? Sì, La marca. se solo che lei non la chiama Ballè, la chiama Bollea, perché penso sia napoletano. Ma in un video Ballè, si è fatta la passina perché ci ha tipo messo dentro il era un collo, po' l'ho visto pesante, ci ha anche messo tipo quattro formaggini e mezza vaschetta di margarina. Io non so come faccio ad essere ancora viva. io. Sì, Miracolata, se lo qua facessi io c'è il morirei. couscous avanzato, miscelato. Sì, fa delle cose allucinanti. Ci sarà ancora fridge. Sarebbe capace, secondo me, quella lì sarebbe capace di impanarsi il burro e friggere il burro. Barrea fritta nella barre, no, quella non la puoi friggere perché è morbida, la devi magari congelare. È buona per carità, noi ogni tanto la prendiamo quella margarina lì. Ed è buona sul pane con la marmellata, però Sì, una però un volta, broccio. una No, non è volta. quello, anche che te lo mangi anche tutti i giorni. E Va tutti i bene. giorni, no, non va Però, bene. no, nel senso che non è che succede qualcosa, ce l'hai, va bene, lo puoi mangiare, ma non in quelle quantità che usa lei. Lei usa, per No. fare una cosa, usa 3-4 cose di burro. Ma è meglio uno strato di burro d'arachidi, Ah, burro di mi mandorle. cade, ce la faccio, no, ce la faccio con questa mano, non sono capace a fare niente. Comunque burro di frutta secca, crema di frutta secca, ognuno lo chiama come gli pare. Ma la margarina no. Qui Vivo vivrai in 150 slow anni. motion e mangio in In timelapse, quello sì. A parte la minestra, quella la mangi in slow motion. Però sono io che la la mangio in roba calda la timelapse. mangio in slow motion. Comunque, Noi diciamo cazzate continuamente tutto il solo giorno. che tante non le mettiamo perché No. sennò Dovessimo fare un video con tutte le cazzate che diciamo. salsa di soia, tanto come quella della Vallea, la salsa di soia. Vabbè, no, non abbiamo bevuto, non ha bevuto perché Beh, è già finito, l'ho comprato ieri. ascoltami, Poi, no, ma poi dici a me col dentifricio, eh? se tu mi fai finire, guarda.
Tu poi dopo che è sì, chiuso sì, lo dopo che schiacci e lo chiudo. sistemi, Sì. vieni, dopo te lo faccio, adesso non Sì, ce lo adesso devi voglio. prendere il ferro da stiro per stirarlo a quel punto lì. Madonna, ma che stress voi donne che Ma non siete. è vero, sei tu che mi stressi con la Io cosa del uso l'acqua, dentifricio. lì, non ci vuole, mi sono dimenticato di prendere l'acqua. Poi i fiocchi di Avenas. Io sono andato a occhio, poi quando faccio queste cose qua non ho dosi, non ho niente. Fai a fare con le dosi gli avanzi? No, nel senso che ci metto in base a quello che ho. Ma no. Io vado molto a sentimento. Poi si miscita tutto, miscita, miscita. Yeah, miscita, miscita. Vabbè. Giuro che salvia! Faccio solo un pochettino il pirla. Un Non è pochettino. vero. È che nella zucca ci ha messo la marijuana, perché Insomma, lei non puoi neanche dire. Non ci ho messo. coltiva marijuana Io poi. coltivo prezzemolo, rucola che spunta da sola. Sì. Sedano. Sì, Tarasco. sedano, sì, tarassico, ti crediamo. Marijuana secca qua. Sì, vabbè. Scherziamo, anche perché la marijuana avrebbe bisogno di calore. E quanta luce dobbiamo pagare? Altro che 100 euro al mese. Non abbiamo abbastanza sole noi. Già adesso che siamo a fine settembre, nel nostro giardino già alle 3:30 non ci arriva più il sole. Infatti i pomodorini ce ne sono un sacco, rimangono verdi, ci mette una vita a maturare. Diciamo che il nostro giardino non è l'ideale per fare l'orto, però vabbè, in estate almeno comunque c'è tanto sole. Cioè, di che ti aggiri come un'anima in pena. Allora, le polpette sono quasi fette. Fanno un po' barese. Per i dienti, cotone e per i dienti. Si attorcigliano Lo screen, proprio. quando ti riapri cose, mi si chiama? Negozio. Pezzi, scrivi, io faccio tutto con cotone, oppure, come si chiama l'altro, quello di plastica, come si chiama? Poliestere? No, Acrilico, sì, anche acrilico, poliestere. bambù e naturalmente il tutto fuso con i peli del mio cane. Sì, ma perché lui ha i peli lunghi, lunghi, sottili, no? Si attorcigliano intorno al filato e quindi lo lavoro. Quando me ne accorgo molto spesso è troppo tardi, devo smontare tantissimi punti per toglierlo. Ah, se è una roba per me, a volte me ne frego, ma neanche sempre, perché mi dà Vabbè, dai, tu fastidio. pensa che non mi ricordo dove. Se qua in Inghilterra o in America, che se tu gli mandi i peli del tuo cane ti fanno. Italia. Ah, in Italia, Sì. Ti fanno la tua, diciamo, lana? Mettila così, non so se Sì, sei mi giusto. piacerebbe la Se è lana di cane. giusto. La lana di cane. Fidati, ce n'è tanta di Proprio con coneddi. Eddie. Con Cookie io non credo che si possa fare, anche perché No, saresti con lì Cookie possono fare gli a grattarti. aghi per cucire, perché è Una volta durissimo. sentivo pungere tanto sotto al piede, guarda, c'era un pelo di cookie infilato così a metà, ma era entrato nella carne come fosse un ago, una spina, ma è una roba allucinante il suo Perché pelo. sono piccoli e cuspidi. È morbidino, però se tipo lo fai al contrario senti tutto pungere. Il corino. Ok, qua le pruppette. Non la faccio più la mia canzoncina perché No, tanto basta. non è piaciuta a nessuno. Non me l'ha vista nessuno. Mi Non ha spiace. girato molto, colpa di YouTube. Ma io non lo so, io ero già pronto ad andare a Sanremo qua, tanto. Con tutti i cantanti che ci sono adesso, se andavo anche io, qualcosina potevo vincere lo stesso. Siamo qua. Non è neanche lontano. Oh, questo è fatto. Ora si lascia riposare. Vi faccio vedere il risultato. Ma noi poi avevamo fatto il video su quello che sta dietro al Festival di Sanremo. Non lo so, non mi Devo ricordo, forse guardare sul sì. mio canale se l'avevamo fatto. Se Perché l'avevamo ho fatto, l'abbiamo dimenticato fatto di subito. prendermi questo. Eventualmente lo facciamo, magari a febbraio, però quando esce il festival. Evviva, tutta la farina. Ora, primo mi faccio casino a voi perché butto giù il microfono. Ora, la cosa molto più importante è tagliare il rosmarino. Tanto l'ho già lavato prima, pezzettini piccoli. Sì, c'hai Eddie ragione, non è Eddie. d'accordo.
Però lo devo fare piccolo perché Io a me dà Jedi ha fastidio. rubato la foglia di alloro che avevamo messo nella pasta, perché lui sale. Se lasci un attimo il piatto che lui sale. Prende. E cercava di masticare, non c'è riuscito, per fortuna siamo riusciti a distrarlo e a togliergliela dalla bocca. Come l'abbiamo distratto? Dandogli il Dandogli piatto. la purea di una cucchiaiata di purea di zucca. Abbiamo scoperto che gli piace tanto. Si chiama Cosa non piace Eddie in questo momento? Giovanavate, vero? Sì. Sì. In questo momento si mangia di tutto. Qualsiasi frutto gli diamo se lo mangia. L'altro giorno lui cadevano dei pezzi di zucca mentre la tagliava e lui se la mangiava. No, È impossibile. stamattina, a parte quella, ok, ma anche stamattina io pelavo la zucca, no? E mi è caduto due pezzettini di buccia. Ti credi che li abbia presi i pezzettini mentre la grattugiavi che finivano per terra? Secondo te ha pulito io, non ho fatto in tempo, è passato lui. Grazie, Eddie, che ci ha pensato a dare una mano a Papino. Se no, Passerà poi prima o poi. la mamma poi si arrabbia con Papino. Beh, intanto io sto tagliando anche la sabbia. Oggi facciamo un video un pochettino, forse brutticino, era brutticino. Però chi se ne frega, È dovevamo un fare video così. di compagnia. Chiacchieriamo, cuciniamo, Chiacchieriamo, non chiacchieriamo. chiacchieriamo, cuciniamo. Chiacchieriamo. E Voi dovete sapere vabbè. che mia moglie c'ha un dizionario tutto suo. Sì, è vero. Che giustamente lei dice, ma scusa, quella parola, determinata parola, tipo ciao, l'hanno inventata. Qualcuno l'avrà inventata, sì, è perché io non posso inventare un'altra parola. Infatti, cos'aveva più di me la persona che ha inventato, le persone che hanno inventato le altre parole? Niente, quindi io mi invento le mie. Poi se non Solo. c'è una parola che descrive quello che voglio esprimere, oppure quella che so già non lo esprimo meglio, io mi invento la mia. Mamma mia, già che odore che c'è. Lo so. Un attimino l'Homer Simpson che in me è uscito fuori. Un po' di farina. Un pochettino di lievito secco. Non scende? Non scende come Loki? Sì, dai, che scende come Loki. Vai, Loki! Poi un goccettino di acquetta. Io non metto sale. Perché a parte il fatto che è già salata la zucca, quindi ok, è già cotta, via. Oh, che Ma saluto. quando mai io cucino e tu dormi? Oh, sto dormendo, sto dicendo qua. Poi, nella ricetta originale di mia mamma, naturalmente ci sono le uova, e non c'è il lievito. No, fatelo senza, cioè, non per qualcosa, ma veramente le frittate con le uova sono la cosa più nauseante Ma del dimmi mondo. che non sembra uovo sbattuto. Sì. Invece, fatte senza uovo sono molto più mangiabili. Io Ma comunque a gusto, eh. A prima me non li piacevano mangiavo. tanto quelli che facevamo con l'uovo, mi piaceva tutto, però Io non riuscivo perché ogni volta a frittare non ce la facevo proprio. Mi veniva istantaneamente una nausea così forte che io alla fine preferivo rinunciare. poi c'è Non che da non dire siano anche una buone, cosa, che però. dopo che hai assaggiato quella delle mie frittelle, quella che dovevo fare qua perché mia moglie mi Sì, no, obbliga a dopo che assaggi fare, quelle non che non è niente. fatta così, eh? No. Però fatta in quella maniera là, praticamente l'olio non lo assorbono per Per niente. niente, sono perfettamente Se asciutte. voi le strofinate contro un qualcosa, sono asciutte, anche quando le togliete, le togliete dall'olio, le appoggiate sulla carta assorbente. Non c'è un goccio d'olio. Se Sono c'è qualche goccio d'olio è fantastiche. quello che vi cade dalla forchetta, da quello che Sì. usate per. Infatti, cioè, le mangi senza che ti venga la nausea. Per carità, non è che uno deve mangiare 800 frittelle, però magari due o tre te le vuoi mangiare, no? Quelle lì con l'uovo io manco una arrivo, cioè una e mi viene la nausea se mi sforzo di mangiarne una. Ma poi che ho più nausea che non riesco a mangiare nient'altro. Invece così, mamma mia. Devo farmi la lista perché domani devo comprare gli ingredienti. Io spero che domani ci sia il sacchetto. No, perché veramente un'altra settimana senza sacchetto no. Non è diventata una dipendenza. Mi ricordo il sacco a sorpresa che prendevo, che mia mamma mi prendeva da piccola. Che dentro c'era Quello un che sacco voleva di più lei giochi. che te, Sì, diciamo, allora lo volevo maledetto. anche lei.
Beh, anche io lo comprerei adesso, però. Aspetta, che teniamo questo campo più distante perché io qua, prima ho visto il video che guardavo prima, sentivo tanto rumore. E mi ricordo quello, lo prendo, poi non vedo l'ora di vedere cosa ci sarà dentro. Solo che invece dei giochi ci sono frutta e verdura. Vabbè, Molto meglio adesso perché siamo grandi, ma la piccola io avrei detto che cavolo me ne faccio della frutta meglio. Ok, allora adesso qua finisco solo di far assorbire questa farina e le frittelle sono fatte. Ok? Devono essere, non so se si vede bene, vediamo se riesco, deve essere abbastanza liquido. Ok, perché tanto lasceremo lievitare ancora un pochettino col lievito che si attiva piano piano, con calma, almeno le lascio così almeno 20 minuti, mezz'oretta, tanto si riposano anche le polpette, sempre allo stesso tempo, e poi le andiamo a friggere, oppure queste fritte, fatte così fritte, se no bisogna fare un po' più dense, però mi piacciono fritte. Le polpette, volendo, le potete anche fare, mettere sulla carta da forno, metterla nel forno e cuocere appunto nel forno. Sì, le polpette le ho fatte io sul mio canale, se volete andare Io a faccio il vedere. tutto fritto oggi, perché visto che metto l'olio, lì faccio una cosa sola, non sto a fare 500 più caldo per evitare che magari ci dimentichiamo anche queste e bruciamo anche queste come abbiamo fatto col Sì. pane. Però se volete farle nel forno, io tipo. Di solito approfitto, faccio più cose nel forno, magari faccio le polpette, faccio delle verdure, faccio una focaccia e la cena è pronta, fatta tutta nel forno. Vabbè, ci vediamo fra poco. Adesso mi bagno le mani. Sono bagnato le mani, così faccio le polpette. Poi fatele più o meno grosse come volete. Io più o meno le faccio di questa grandezza. Ok? E poi piano piano, le facciamo scendere lì e voilà. Se ne possono mettere anche due, quindi di nuovo le mani unte, umide, perché se non sono ben umide, visto, non vengono bene, come è venuto a me qua il pollice, si è un po' appiccicato, e poi dentro. Poi io ho la mia forchetta portafortuna per i fritti, che è quella di mio suocero, quella che ha allargato mio suocero. Adesso facciamo cuocere. Adesso vi faccio vedere queste e poi ve le faccio vedere cotte. Perché tanto vista una polpetta, viste tutte, non è che cambia. E poi ci rivedremo quando farò le frittelle. Guardate qua che belle che vengono. Con i pezzi di fagioli che si vedono. Poi se non vi piace potete anche frullare tutto insieme. Col mini pimer o con un robot, aggiungere poi la farina e tutto, pane grattugiato, i fiocchi d'avena. E viene bene lo stesso, eh. Però a noi piacciono un po' più grezzi. No, ma lo Guardate, capisco. perfetta, adesso questa qua si toglie e si mette sulla nostra carta da forno. È carta da forno, carta assorbente. Voilà, le polpette sono laggiù tutte fatte. Adesso è arrivato il momento di fare le frittelle. L'olio è ancora bello caldo perché sto usando lo stesso e adesso faccio i primi tentativi perché potrebbero anche non venire bene, quindi magari devo aggiungere della farina o cosa. Metto il primo cucchiaio e lascio solo quello, non ne aggiungo altro. Dovrebbero essere a posto, però non sono sicuro, forse ci vuole ancora un pochettino di farina, ma adesso vediamo. Perché comunque facendole così non si è mai sicuri del quantitativo di. Ah, potrebbe anche andare bene, no, possono anche andare bene, vengono belle gonfie, spumose, adesso vi faccio vedere come viene bella spumosa. Tanto mia moglie ha già assaggiato anche le polpette perché lei non può aspettare. Bisogna assaggiare la polpetta, ammetti che non è buona. Guardate qua. Wow.
Bella spumosa, beh, mettiamolo qua. La fregatura è che io usando questo pentolino devo andare sempre con una frittella alla volta perché non ho possibilità. Però se voi avete qualcosa di più grosso è meglio. Poi una volta che sono cotte, visto che io non ho messo sale, quando sono ancora tiepido calde, un pochettino di sale sopra, che sopra il fritto ci sta bene. E basta, e si va avanti così. E vengono belle nuvolose, perché poi il lievito va a gonfiare, e vengono dentro, vengono belle sofficiose, spumose, spettacolari. Ora io vado avanti, poi vi faccio vedere dopo, sì, fluffolose, come dice mia moglie, fluffolose. Nuovo termine, segnatevelo, fluffolose. Ci vediamo dopo quando sono tutte pronte. Eccoci qua. Ti ho detto prima, io lo sai perché tu. Scusa, no, dai, Dio, non voglio toglierti. Voglio più dire. Mi sono offenduto. Voilà. Le polpette sono fatte, non sono venute belle, ma non puntavo a farle belle. Io non le faccio tutte uguali, le faccio tutte storpie, non mi interessa. Devono essere buone. Io quando faccio le polpette decido di fare piccoline, parto con tutte le polpettine carine e finisco a fare un polpettone perché mi stufo. Poi le frittelle io non le ho ancora assaggiate, lei le ha assaggiate. Mamma mia. C'hanno il croccantino fuori, cremose dentro, poi col salino sopra. Provate a mettere meno sale dentro per mettere un po' di Lo salino sale dentro sopra. non ce ne va, ci va solo Beh, però fuori. quando hai fatto la zucca comunque l'hai Sì, ma cotto, non ci ho l'hai aggiunto fatto. sale No, le lo so, quello cose, intendo. ok? Sì, ok. Adesso poi le prendiamo e faccio vedere come sono dentro. Ah, le Allora, prendiamo. polpette Ah, no, inizia. anche tu fai con quella lì, io taglio. Allora, dentro le polpette sono. Vedete che cremosa dentro. Le polpette sono così. Sembra pane grattugiato dentro, c'è cioè pane ammollato. Oh, mi fa sentire la croccantezza. Momento SMR, io odio sta cosa però. Naturalmente fatte così, le frittelle c'è la possibilità che vi prenda un po' più di olio. Ma non sono venute unte, davvero. Posso prendermi un po' di Sì. questa perché io voglio un'insalata? Noi ci mangiamo un po' di insalata assieme per sgrassare. Sì, tanto poi quello che avanza ci portiamo tutto domani, tranne l'insalata. Con l'insalata della busta antispreco e i nostri pomodorini e un po' di cocco del nostro orto, poca Del perché nostro, del suo, tutto del suo. qualcuno ce la mangia. L'altro giorno lei mi ha detto che esce ogni tanto così e mentre lì si mangia tutte le foglie di rucola, poi si prende i pomodorini e se li mangia. Non è vero, una volta l'ho fatto il buco. Quando prendi i pomodorini te li porto sempre a te anche. Vediamo, assaggiamo, guardate che bella gonfia. Mi mangio solo. Mentre sono lì seduta che sto un po' al sole, mi mangio la rucola dall'orto. Sanno tanto di zucca e anche di salvia che mamma mia. Mamma mia. Troppo buone. Ora, questo è il nostro modo che di solito usiamo per non sprecare determinate cose, a parte le frittelle che vi ho fatto vedere quelle come le faceva mia mamma. Naturalmente mia mamma ci metteva, come vi ho detto prima, le uova. Ok? Noi facciamo così, che facciamo tutto antispreco. Per non stare a rimangiare magari la stessa cosa. Poi i fagioli li abbiamo mangiati con la pasta, li abbiamo mangiati così. Per cambiare, noi le facciamo spesso a polpette. In più, con l'aggiunta che c'era avanzato anche del couscous, sempre fatto con i fagioli,
Sì, perché i fagioli non si mangiano solo con la pasta. Appena ci sono le castagne, che vado a prendere le castagne, mi faccio il polpettone di fagioli, quelli brasati col vino, tutto quanto, con la salsina delle castagne, che è una roba No, non me la pazzesca. fa a voi, me la fa a me. No, poi vi faccio solo vedere come si fa. Specifichiamo prima che qua fuori ce la resta. Mamma mia, io vorrei assaggiare. Prima, io sto scherzando. Se vengono, mica li faccio entrare. Dico che non vi farebbero, cioè loro No, chi viene in loro mi casa farebbero non è entrare. vero. In questo caso non mi faccio entrare io. Non è vero, lo sai benissimo che loro quando entra qualcuno che non è, che non conosciamo non vogliono, gli abbaiano tutto il tempo. Cookie dal bagno però, perché. Vabbè, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se rifate qualcosina, fatecelo sapere. Presto vi farò anche le frittelle perfette, quelle che non prenderanno olio neanche se ce lo versate sopra o ce lo mettete dentro. E basta. Vi ringraziamo perché siamo sempre di più. Su questo video stiamo aumentando tanto anche le visualizzazioni e ci fa Vi piacere. stanno piacendo i video in cui parliamo di montagna. Abbiamo qualche altro argomento, ma se volete Quindi se qualche avete altro altri argomento, suggerimenti. noi volentieri ci mettiamo fuori, tranquilli finché possiamo, perché poi quando fa freddo staremo davanti alla Quando stufa. fa freddo, sì, allora dai, quando fa freddo faremo i video vicino alla Se stufa che avete qualche sono belli. argomento di roba così, magari il perché effettivamente abbiamo scelto, cosa ci ha spinto effettivamente a scegliere, potrebbe essere il prossimo video magari. Poi Ne ho già parlato sul mio canale, però potremmo vediamo. rifarlo qua. E basta, dai. Ora ci mangiamo tutto perché io ho fame, è anche tardi perché tra un po' c'è la partita e devo andare a vedere la partita. Quindi non c'ho tempo da perdere. E scherzo. Ci No, vediamo al non è vero, prossimo. deve andare veramente No, alla devo andare prossima veramente a partita. perdere cosa, ma non c'ho ancora tempo, c'ho ancora un'ora e mezza. E detto questo, basta, non c'è nient'altro, ora mangiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.